Ci congratuliamo con la preside per l'idea, per l'iniziativa. È vero, come diceva la professoressa Di Domenico, che abbiamo smosso un po' le acque. Noi della commissione, l'assessorato alla pubblica istruzione con il premio letterario. È anche vero che vogliamo non dimenticare la dottoressa che tragicamente è stata portata via al suo lavoro, ai suoi affetti e a tutto. Questa targa che la scuola ha avuto l'idea di intitolargli terrà sempre vivo il suo ricordo, perché anche gli alunni che arriveranno a settembre si chiederanno chi è. E questo è molto positivo, perché il suo ricordo deve restare sempre vivo, anche perché era una donna che con passione e con amore svolgeva la sua professione e tirava su le persone che avevano perso la speranza. Io ringrazio di nuovo e passo la parola al vice sindaco, non si vede mai. Buongiorno ragazzi, e grazie alla preside, alla professoressa Santina Di Domenico per questo segnale, per questo segno che lascerete in questa scuola. Io ho chiamato personalmente anche il fratello di Ester Pasqualoni, purtroppo lui vive a Roma, non riusciva a venire per oggi, però mi ha pregato di portarvi i saluti e il ringraziamento. Mi ha detto che sicuramente non mi contatterà per venire comunque a vedere questo giardino. Inutile dire che anche lui vi ringrazia molto, e sono certa che questo segnale, come quello anche che abbiamo fatto noi insieme con il mio assessorato alla pubblica istruzione e la commissione pari opportunità di Giulianova, abbiamo fatto soltanto la prima edizione, sono certa che andrà avanti, sarà un segnale, un motivo forte che possa rimanere nelle scuole e soprattutto nelle vostre vite. Sicuramente lo sarà, perché i lavori che voi avete fatto nel primo concorso dedicato ad Ester Pasqualoni sono stati veramente, veramente belli, e stiamo pensando di raccoglierli anche in un libricino, perché sono state delle lettere veramente uniche e molto molto commoventi. Io lascio la parola a Santina. Allora, siccome sta arrivando ancora una classe, riassumiamo per la terza F. Ha parlato molto bene la signora Andreani, pari opportunità,